Chiuso il cavalcavia che sovrasta la strada statale 640 subito dopo lo svincolo per la zona industriale alle porte di Caltanissetta. Una chiusura legata a problemi strutturali che sta arrecando numerosi disagi ai residenti e alle attività commerciali della zona, oltre le difficoltà in termini di viabilità e sicurezza. Dopo l'intervento del deputato di Forza Italia, Michele Mancuso, il quale ha incontrato nei giorni scorsi il commissario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e si è impegnato a sollecitare il governo regionale per il ripristino delle strade provinciali ed urbane, interviene anche il consigliere comunale Gianluca Bruzzaniti. Io su sollecito di numerosi residenti della zona, ma anche di lavoratori del call center Telecontact, delle diverse attività che comunque si trovano in quella zona, ho ritenuto opportuno evidenziare questa problematica, che non è una problematica da poco perché realmente interessa più di 2.000 cittadini, e ho ritenuto importante, doveroso sollevare anche in ambito comunale questa situazione, in quanto abbiamo verificato che il transito veicolare in questo momento si trova davvero in difficoltà. Infatti ho potuto personalmente riscontrare, facendo un sopralluogo sul posto, che tutte le autovetture che comunque transitavano in quell'area, sia legate ai residenti che ai lavoratori, sono costrette a fare un giro lunghissimo, anche pericoloso, perché comunque le strade alternative sono abbastanza disastrate e strette, sono costrette a fare un giro lunghissimo, allungando i tempi di marcia, e soprattutto avendo anche problemi legati alla tempistica, appunto, e all'incolumità. Quindi ho ritenuto opportuno, ripeto, su diverse segnalazioni, grazie a diverse segnalazioni di residenti di quell'area, anche il sindacato della UIL, devo dire che si è attivato in questo senso, grazie a Salvatore Tulumello, che mi ha sollecitato più e più volte il problema, ma sono anche venuto a conoscenza dell'onorevole Mancuso, e questo mi fa piacere. Si è interessato della problematica, coinvolgendo la dottoressa Panvini, perché quella strada, ricordo, è provinciale. In quella zona oltretutto c'è un intervento già dell'ANAS e quindi si dovranno sedere, così come mi dice anche l'assessore Tumminelli, si sederanno a un tavolo per discutere la problematica ANAS, ex provincia e comune di Caltanissetta, per vedere e trovare una soluzione che verosimilmente al momento dovrebbe essere una rotatoria che permetterebbe lo smistamento del transito veicolare nelle diverse direzioni.